Eccoci qua di nuovo in diretta, Belluco alla ricerca di firme. È alla ricerca di firme. Io sono della democrazia. 300 firme? Servono circa 300 firme, però se arriva a 500 è già meglio. Ma che è il modulo? Allora. No, i moduli sono in piazza Capitaniato a Palo fino a domenica alle ore 14. In piazza Capitaniato l'ufficio elettorale. Dopodiché domani mattina siamo dalle 9 alle 12.30 in piazza dei Frutti a Padova. Boh. Quindi datemi per favore per la democrazia, tutti si possono presentare, andate a firmare le firme. Parliamo di banche, Dinca. Cosa ne pensa di quello che è successo? Prima Belluco diceva, guardate al passato, agli ultimi 21 anni. Martedì, voto finale sulla commissione d'inchiesta parlamentare. Beh, ripeto, tutta la commissione d'inchiesta è frutto, io lo ripeto anche a Belluco prima, forse ci siamo capiti, del lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle, che la richiesta per anni consecutiva è finalmente arrivata. Il problema della commissione d'inchiesta è che ha avuto un presidente, che tra l'altro insomma, si chiama Casini, che anche questo personaggio insomma, sta cercando di avere il suo posto all'interno di un collegio sicuro in collegamento al Partito Democratico, che io credo che sia in questa una cosa oscena, perché dal 1983 che fa politica, che è passato in tutto l'arco parlamentare, dal centro-destra al centro-sinistra, questa persona ha portato avanti qualcosina, ma si può fare molto di più. Noi abbiamo la possibilità di poter intervenire facendo diventare questa commissione d'inchiesta permanente e far sì che diventi, visto che vi sono tutta una serie di commissioni aggiuntive, una commissione che continui a poter indagare su tutti quanti i reati bancari del passato e quelli che vedremo nei prossimi anni, perché il futuro diventerà passato un giorno, quindi di fatto andremo ancora avanti. Allora, noi abbiamo questo grande desiderio di poter capire le problematiche del nostro paese. Più noi vogliamo una procura apposita per tutti quanti i reati bancari, perché oggi una super procura, oggi manca le competenze e le capacità o comunque vengono suddivise sul territorio in una certa maniera. Bene, siccome tutta la parte finanziaria ha dei processi enormi insomma è molto molto difficile, noi possiamo in questa maniera poter andare a cercare e poter verificare la parte dei reati. Dall'altra parte ancora vogliamo una suddivisione finalmente tra le banche di investimento e le banche commerciali, tornare ad un vecchio processo insomma, che era diverso fino al 1992, in maniera tale che le persone possano insomma, approcciarsi a banche che non sono banche di investimento ma che sono banche territoriali vere e proprie e che di fatto non ti portano poi a cercare in forme speculative forme di investimento che di fatto poi diventano delle truffe vere e proprie nei confronti delle persone. Non per ultimo, l'abbiamo detto moltissime volte, i risarcimenti nei confronti delle persone che hanno subito le truffe. Con Veneto Banca Porre Vicenza raggiungiamo oltre le 200.000 persone, ma poi abbiamo Carichetti, abbiamo Cariferrara, abbiamo tantissime altre banche, dove tantissime persone hanno subito una vera e propria truffa. Noi vogliamo dare un risarcimento andando a prendere i soldi o sul fondo interbancario o diversamente attraverso i dividendi che Banca d'Italia dà alle singole banche del nostro paese. Questo è un piano completo per cui vogliamo portare un po' di giustizia in quello che è stato uno dei settori insomma, veramente terribili dal punto di vista insomma, dell'impatto nei confronti delle nostre famiglie. Ecco, allora hai saltato la cosa fondamentale. Hai saltato la cosa fondamentale, Federico Dinca, anzi onorevole oppure portavoce. Federico, Belluco, ci conosciamo da tempo, sei venuto a Roma tante quelle volte a parlare con noi, dai, adesso c'è chi può prendere in giro. Abbiamo lavorato tanto, insomma, dai avanti. Dai, non voglio puoi anche dirlo. Non voglio sfogare. Puoi anche dirlo. Allora, le cose stanno in questa maniera, è molto semplice. Tu hai fatto un quadro perfetto, mi piace, va bene? Ecco. Quello che manca è una cosa fondamentale. Dei debitori nei confronti delle banche e delle società finanziarie. I debitori, voi ve li dimenticate? Parliamo di circa 10 milioni di soggetti che devono dare soldi alle banche, circa 350 miliardi di euro. Non quisquiglie, non virgilacere come diceva Totò. Che queste qui devono essere esaminati uno per uno, perché tutti o quasi sono intrisi di anatocismi, usure, giochi di valute, commissioni non dovute, non lecitamente pattuite, e quindi questi debiti presunti possono essere contestati. E questo nel vostro programma lannutiano
Non ce l'avete, Federico Di Nicola. Ma scusami, Bellucco, e dimmi un po' gli altri programmi, cos'è che non hanno dentro. Non ce l'avete, ma Bellucco, lui, ma io tu ce l'hai su con noi. Ma dimmi un po' gli altri, perché gli altri hanno fatto i danni, va bene. Gli altri non ce l'hanno proprio. Non c'è ancora provato. Non ce l'hanno proprio. Partiamo da questo intanto, sbaglio. Ma voi siete voi il nuovo. Ho capito, ma noi partiamo con queste idee qua intanto. Voi state escludendo dal vostro programma qualcosa come 10 milioni di italiani. Non è vero. Federico Di Nicola, sì, è per quale motivo? Allora ti chiedo gentilmente che tu faccia un annuncio pubblico di dire ai padovani di venire a firmare a e ritorniamo lo facciamo subito, lo facciamo subito, lo facciamo subito, ci mancherebbe altro. Ai padovani, ma soltanto a Padova avete problemi delle firme, ovunque a noi interessa Padova, ovunque interessa. Sia insomma Padova prima Padova, di tutto no, Padova. Chiedo alle persone, ai cittadini di Padova di poter andare a firmare in Piazza dei Frutti domani a partire dalle ore 9 immagino, dalle 9 alle 12. Poter firmare perché questa benedettissima lista che si chiama potere, lista del popolo per la Costituzione, perfetto, possa avere le firme per poter partecipare alle prossime elezioni. Ecco, e anche domenica fino alle 14 all'ufficio elettorale. Invitiamo tutti quanti, immagino che anche te Giuseppe vuoi farlo, vero? Fatto, sì, no, se volete tutti... farlo tutte su una volta, vero? Così dopo lo chiudiamo qua, però. Non c'è nessun problema. L'abbiamo capito. Allora, sono curioso però di capire la posizione della Lega per quanto riguarda le banche. Io penso che su questo, soprattutto il sistema Veneto, ha dimostrato che comunque sia con Veneto Banca che con Popolare Vicentina tutto quello che c'è dietro, che è stato veramente un sistema marcio dovuto a tutta una serie di comunque collusioni che io spero che i magistrati facciano la loro parte, quindi noi pensiamo che il sistema deve essere rifondato nel rapporto soprattutto tra i cittadini e il sistema della finanza, che i cittadini hanno subito delle truffe, hanno subito comunque un sistema che poi era generalizzato, che non ha avuto nessun controllo, e qui forse, e sono d'accordo con Di Nicola, la Banca d'Italia qualcosa doveva e deve mettere, perché doveva controllare, non è stata controllata, e se non è stata, non ha controllato, per capire perché non ha controllato e quale complicità ci siano state all'interno del sistema. Così come la Consob anche, sì. E quindi sicuramente all'interno del capacità di Banca d'Italia anche di rifondere sia chi ha subito queste truffe, sia i soci che hanno perso tutto, c'è la possibilità di trovare comunque dei fondi. Dall'altra parte noi come Regione Veneto abbiamo messo a disposizione 600.000 euro, ricordo, tramite una delibera di giunta che è voluta dal Presidente Zaia, 500.000 euro per l'assistenza legale a chi ha subito queste truffe, dalla parte altri 100.000 euro anche per appunto l'assistenza psicologica a tutti quelli che comunque hanno perso la pensione, hanno perso il TFR, hanno perso tutti i risparmi di una vita. Quindi noi abbiamo fatto la nostra parte a livello territoriale, adesso ci vuole un governo, che chi va dal governo prenda in mano questa situazione e metta dei paletti chiari al sistema bancario, sia per quanto riguarda i prestiti, sia per quanto riguarda poi le responsabilità su questa faccenda. Ecco, anche lui non parla del passato. Sì, il passato di 10 mila milioni che dici passato. Te... Stiamo parlando di 10 milioni di debitori che devono essere tutelati. I debitori sono quelli, tu dici che quelli che vanno a fare il mutui a un certo punto sono debitori. Non con le solo, banche e quindi ogni contratto che uno va a fare con una banca secondo te è una truffa e quindi bisogna che sia vista. No, tutti. Allora ancora 30 secondi. 30 secondi. 30 secondi. Bellucco. I debiti con le banche possono essere illeciti. E noi abbiamo analizzati 4.000 e 3.200 sono illeciti, quindi circa l'80%. Quindi non sbaglia quindi, quando Pan dice che quasi tutti sono illegali. No, ma non stiamo parlando. Allora, i mutui. C'è stata una recente sentenza di Cassazione che ha detto che quando viene superato anche al momento della stipula il tasso soglia di usura, il contratto è invalido e non è dovuto nulla al di là del capitale prestato. Questa è una sentenza recentissima della Suprema Corte di Cassazione e si possono invalidare milioni di mutui. E nessuno lo dice, la sentenza 23.192 del 4 ottobre 2017. Dopodiché ce n'è un'altra, e chiedo scusa, la 53.479 del 15 novembre del 2017, che dice che quando chiunque va a riscuotere un credito in natura usuraria diventa usuraio a sé stante. Quindi vi immaginate cosa possiamo fare noi a questi recupero crediti che vanno a recuperare dei crediti di natura usuraria? Gli possiamo fare il mazzo così, perché se insistono nell'azione di recupero diventano degli estortori e per l'estorsione è previsto l'arresto immediato.
E questo nessuno lo dice, non lo dice nessuno, Dinca, non lo dice la Lega, non lo dice Forza Italia, non lo dice voi, di non lo dice assolutamente nessuno. E io sono presidente di un'associazione e ho deciso di mettermi in gioco e fare politica, va bene? Perché non c'è nessuno che lo dice. Se io ho mandato lettere, ho mandato centinaia di lettere e le hai ricevute anche tu, perché le ho mandate non so quante, e le ho mandate a tutto il Parlamento, a tutto il Senato e a tutte le persone. L'unico che mi ha risposto, lo sai chi è stato? È stato Casini. E Casini mi ha detto che si interessava di quello che gli ho proposto io, e invece non l'ha fatto. Nelle 114 pagine che lui mi ha mandato, di quello che ho detto io sia il 31 ottobre che sono andato a Roma, e di quello che gli ho mandato in questa relazione che gli ho mandato, che gli ho depositata a Roma, questa relazione, non ha scritto una parola, una sola parola non ha scritto Casini, va bene? Ecco, è per quello che tu mi dici che vuoi fare la commissione nuova, ma la commissione la fai solo sul futuro, e noi dobbiamo difendere la gente che sta perdendo le case. Il 7 di febbraio c'è una signora che con un calcione la mettono in mezzo a una strada perché non ha avuto la possibilità. Quella naturalmente aveva il mutuo che non l'ha pagato, ma ce ne sono tanti, tantissimi che possono essere difesi e devono essere analizzati i rapporti bancari, benedetto. Voglio sapere cosa ne pensa della questione banca della Gasparini, da imprenditrice. Allora, va. Se conosce intanto magari colleghi o altre persone che si sono trovate con un pugno di mosche in mano, magari dopo il crollo. Io lo dico tranquillamente, nel senso, io per avere il nuovo Fidi nel 2000, quando ho dovuto comprare azioni. Ok, senza, e quindi neanche è una delle persone tranquillamente, nel senso che proprio non ho problemi. Io mi sono trovata e ho anche delle email in cui dicevo, cioè, gentilmente, se parliamo di rinnovo Fidi, cerca di non parlare di azioni, perché io mi nervosivo, quindi ho fatto anche delle grandi baruffe, diciamo, col gestore all'epoca. Però non c'era verso. Poi, per carità, è anche vero che probabilmente al tempo, cioè, avevo preso fallimenti da clienti, quindi comunque non avevo una situazione così, diciamo, ottimale a livello di bilancio. Però le hanno posto. Sì, comunque dovevo comprarle, appunto, se no dovevo dare fiducia alla banca. Poi, vabbè, sorvolo sul fatto che poi, quando è cominciato ad andare bene, hanno cercato di propormi anche le polizze, insomma, assicurative, perché devi dar fiducia alla banca. Io dico, sì, vabbè, bello dar fiducia, però, insomma, vorrei averla anch'io, insomma, in cambio, però, non, vabbè. Parlo così perché tanto comunque è un rapporto che comunque, insomma, sì. E com'è cambiato il rapporto? No, allora adesso io, cioè, sono in una fase, cioè, tocco ferro se c'è da qualche parte, insomma, abbastanza tranquillo con le banche. Però prima mi ero permessa di raccontare, io ho avuto degli anni nella mia azienda molto difficili, e la cosa che io non riesco a comprendere è che le banche abbiano comunque il potere di sentenziare sulla vita delle aziende, soprattutto delle piccole. Perché quando, allora, o io ho grandi debiti con le banche, come è stato dimostrato con le popolari, mm-hmm, e allora la posso trattare, non si permettono di mettermi, voglio dire, in ginocchio. Se sono piccolo e ho anche dei fidi, semplicemente anche di SBF, che vuol dire smobilizzo crediti, loro dall'oggi al domani hanno 48 ore e ti dicono basta, tu devi rientrare. E lo fanno magari anche a fine mese, che così sanno che magari c'è anche il weekend di mezzo, come è successo a me. Quindi nel weekend non potevo fare assolutamente niente, bastava che aspettassero due giorni, rientravo il castelletto dello smobilizzo. Adesso sto usando termini forse un po' troppo tecnici, non lo so. Ma li conosciamo. No, sono termini che chi lavora e che ha a che fare con le banche, ormai anche i privati. Ora non dico, è una banca con cui non lavoro più, e cioè sinceramente. Che anni erano? Era il 2013 quando è successo questa cosa qua. Senti, è una banca con cui non lavoro più. Io dico anche che comunque non faccio una colpa alla banca, come ci sono sempre le persone fanno la differenza, perché io ho trovato anche persone in banca che mi hanno comunque dato una mano, quindi non posso criminalizzare, voglio dire. Io quello che non concepisco è questo, nel senso che c'è anche un articolo del codice civile, credo, adesso non vorrei dire, mi sembra 1475, adesso magari sto sbagliando il numero, che dice che il creditore dovrebbe essere, insomma, aiutare il debitore a essere adempiente nella sua obbligazione. Diversamente c'è la malafede del creditore che, diciamo, mette in una condizione, cioè, diciamo, di difficoltà ulteriore. Ecco, alcune banche fanno così e lo fanno comunque con i piccoli. Così, dica anche che è venuta da noi. Io sono anche stata, sì, posso confermare che sono stata. Io sono un caso, ecco, per fare come detto, io sono un caso in cui la banca con me comunque non aveva avuto, diciamo, fa parte di quel 20%. Faccio parte di quel 20%. Il problema è nato in questi anni, perché all'inizio le banche territoriali erano nate, le banche popolari, le banche cooperative erano nate per assistere le piccole imprese, e comunque era un rapporto diretto con le imprese a risolvere i problemi. Quindi c'era un rapporto umano con i direttori, con gli impiegati, ci andava tutti a gestirsi. Poi hanno scoperto
tutti la grande finanza e quindi anche le piccole banche hanno cominciato a operare in altra maniera. Si è rotto il rapporto umano, si è rotto proprio gli anni della crisi hanno cambiato completamente il sistema anche bancario italiano, perché prima col credito cooperativo sano, era molto sano, perché c'erano crediti cooperativi anche locali, io mi ricordo che c'erano banche, piccole banche che avevano veramente... C'è ancora? Ma tutti... C'è ancora, stavo per dire, non ha... Sì, certi casi, c'è ancora, però il problema è che nel momento della crisi la finanza ha messo le mani su questo sistema. C'è stato un momento in cui la grande finanza ha voluto mettere le mani su questo sistema per mangiare le piccole banche. Allora abbiamo visto che come Veneto Banca, come la Popolare, ci sono stati degli errori umani da parte di amministratori delegati, c'è stato chi ha rubato e la magistratura farà ovviamente, spero anche io, che farà il suo corso, però... È stato un momento quando sono arrivati gli avvoltoi, ecco, c'era le piccole imprese avevano delle difficoltà, subito. Prima i crediti cooperativi, le piccole banche aiutavano le piccole imprese in queste difficoltà, quando le difficoltà sono diventate non più piccole ma leggermente un po' più onerose è arrivato l'avvoltoio, arrivano gli avvoltoi e lì è stato il grosso errore che noi come Stato, nella nostra nazione, lo Stato non ha fermato questi avvoltoi e quindi la Banca d'Italia non è intervenuta su questo. La Banca d'Italia è complice in usura. Stavo dicendo proprio questo, per cui il programma del futuro, come dice Bellucco, è intervenire aiutando le piccole e medie imprese a sostenersi autonomamente con i crediti cooperativi senza l'intervento dell'Europa sulle banche italiane. Questo secondo me è uno dei punti fondamentali del programma. È da minuti che voleva intervenire la Barazza. Sì, ma volevo inserirmi nella discussione, ma, visto che si parlava di banche popolari venete, qui bisogna anche riconoscere poi di chi sono le responsabilità effettive e vanno accertate in via giudiziaria, come pure da parte della commissione che è stata istituita peraltro dal PD, quindi insomma vogliamo anche riconoscere d'inchiesta per qualsiasi questione, non risolviamo mai nulla, però facciamo commissione. Però no, allora, la verità però, scusate, a un certo punto però non si può buttare, scusate il termine, noi facciamo commissione, perché poi le diamo in mano ai casini, si dice, facciamo casini e si decide delle che si vuole capire perché certe cose non sono andate per il verso giusto e di chi sono le responsabilità, perché se non si parte dallo stabilire chi ha le responsabilità, anche la classe dirigente di queste banche, perché qui il fatto di dare il credito a quei soggetti che poi non gli hanno più restituiti quei soldi, che non sono certo le piccole imprese ma grandi operatori, no? Allora dico, perché sono stati dati quei soldi e con quali criteri? Perché il grande buco delle banche venete riguarda proprio questa modalità di concedere credito, perché dietro tutto questo è la mancanza poi di controlli a livello centrale, e qui entrano in gioco Banca d'Italia, Consum. Quindi per il futuro, riguardando il futuro, quali programmi? O si lavora su un meccanismo di controlli che sia più efficace, che sia capace di prevenire altri situazioni di questo genere, dall'altro bisogna anche tener conto del quadro europeo, delle regole, dell'evoluzione del mondo delle banche e del mondo nel suo complesso, perché non è che possiamo pensare che siamo fermi, siamo in un mondo nel quale il piccolo fa fatica a stare in piedi per tutta una serie di ragioni che non dipendono certo dalla nostra volontà, e quindi per essere seri anche su questo bisogna mettere in campo delle azioni che da un lato tutelino i consumatori / cittadini nel loro rapporto, e qui la formazione, l'educazione, tutte le statistiche dicono che gli italiani hanno il più basso livello di conoscenza dal punto di vista finanziario. Ecco. Quindi anche su questo bisogna intervenire, perché è il primo a difendersi, deve essere proprio consumatore. C'era un rapporto proprio di fiducia diretta, perché noi siamo non basta più. Basta però dire. L'imprenditore come la signora che va a chiedere un prestito per, non so, comprarsi un macchinario, non so, farsi un pezzo di capannone, la banca, ok, ti do il prestito, però tu una parte mi compri le azioni della banca che vanno a... Cioè, era questo sistema malefico che avevano dato, che alla fine sembra come un serpente si mangiava la coda. È scoppiato in tutta...
senza quello... contare poi tutte le bolle speculative finanziarie sull'edilizia che ci sono state. In Italia cade un aereo, facciamo la commissione, con mutui a finanziare praticamente costruzione di appartamenti che poi sono rivelati un buco nell'acqua anche quelli, cioè, scusate, è proprio anche scoppiato lei, il sistema. Anche certo lei ha punto. Fatto un ragionamento molto limpido e molto chiaro, parlo della signora, avvocato tra l'altro, manca sempre quel dettaglio, gli NPL, i cosiddetti crediti deteriorati, sì. NPL, vedete, crediti in sofferenza, NPL, non paghiamoli, gli NPL sta per non performing loans, va bene? Ecco, che la maggior parte della gente non lo sa, noi li pieghiamo, c'è un'amica che li chiama nettere per ladri, l'ho detto prima, si chiama Milena Zaggia, ma la cosa grave, ecco, il numero verde per chi ha problemi con le banche, che chi vuol sapere gratuitamente come l'imprenditrice che io non conoscevo, che è stata lei a riconoscere me, ecco la imprenditrice, è stata lei a riconoscere me, che è venuta da noi, abbiamo fatto l'analisi gratuita dei suoi rapporti bancari, nel caso suo non è risultato nulla, e felici, ma nel caso in cui ci sia un qualcosa con il quale potersi opporre al debito, noi ci arrampichiamo dappertutto, ci mettiamo di traverso e non gli diamo un tubo, perché abbiamo, come ho detto, oltre 3.000 casi, ma su 4.000 analizzati, e noi facciamo in modo di non dargli un soldo, e dopo naturalmente facciamo ottimi stralci, per esempio 750.000 euro la settimana scorsa, gli abbiamo dati 180.000, di una perizia nostra da 69.000 euro ne abbiamo portati a casa 60.000, potrei fare quanti esempi che vogliamo, quella del suicida che ho detto prima, quella del un imprenditore della provincia di Padova, di Conselvi, aveva 200.000 euro di debito, sapete quanti soldi gli abbiamo portato a casa complessivamente? 1.060.000 euro, stiamo parlando di cifre, ma anche quando si parlano dei 3.000 euro, di 3.000 euro una signora di Ravenna gli abbiamo dati 1.000, e già per uno che ha 3.000 euro di debiti abbatterne e portarlo a 1.000 è un risultato enorme. È questo che dobbiamo dire, signori, se questi vi vengono a bussare alla porta e vi chiedono i soldi, calma, andiamo a verificare. Eccolo qua, numero verde, non paghiamoli, non paghiamoli, o perlomeno esaminiamoli, sarebbe il termine esatto. Mi ricollego e resto sempre sul tema delle banche per parlare di persone, di cittadini che aspettano di essere rimborsati. Belluco prima diceva se aspettiamo la parte, diciamo, giuridica, i processi, no, non otterremo niente. In Parlamento, se non sbaglio, è stato creato un fondo che è rinnovabile anno per anno. Secondo lei, Dinca, dal punto di vista dei risarcimenti, da chi li dovrebbe dare? Barazza diceva ci sono degli amministratori, ci sono dei dirigenti, è giusto che paghino. Tra altre cose, notizia della settimana scorsa di queste azioni revocatorie, perché per esempio Zonin si era liberato di una parte delle sue partecipazioni nelle aziende, nelle società di famiglia, questi soldi li rivedranno secondo lei, in parte almeno, un piccolo ristoro, come la vede? No, io credo che allora il fondo messo in campo in legge di bilancio sia veramente una goccia d'acqua, insomma, in un mare sono di 50 milioni, richieste, giusto? Sì, sono 50 milioni, ma sono veramente pochissimi soldi nei confronti di tutto quello che sto perso. Vi sono delle persone che abbiamo visto, insomma, anche come esempio il caso del signor Marin, insomma, anche a Montebelluna è rimasto fuori dalla vecchia sede di Veneto Banca per settimane, insomma, il freddo e il gelo, tra l'altro anche la sera, pur di ottenere una parte di quei soldi che lui appunto aveva perso, perché appunto anche truffato. Io credo che di fatto noi possiamo riuscire ad avere un recupero di questi soldi attraverso un lavoro duro, attraverso appunto un Parlamento che abbia le mani libere e che possa andare a lavorare sul fondo interbancario, quindi chiedere alle banche di pagare i danni fatti da parte delle banche, visto che nei prossimi anni, insomma, hanno avuto già un miglioramento di quello che può essere il valore azionario delle loro sezioni, ma anche un valore, insomma, dal punto di vista della ripresa economica, che seppur, insomma, piccola, ma in questo momento c'è. E del resto noi chiediamo anche
che per forza di cose ci deve essere insomma, una certa fetta dei soldi che Banca d'Italia in questo momento li utilizza come dividendi nei confronti delle banche che sono soci di Banca d'Italia. Questi soldi non vanno dati alle banche, ma vanno, diciamo, presi e messi in un fondo che serve appunto per poter rimborsare queste persone che sono truffate. Tra l'altro anche noi come movimento abbiamo fatto un incontro anche con D'Angelo Della Costa, o che appunto in procura a Treviso, e anche con Vicenza, capendo che la problematica delle nostre procure è stata una questione di lunghissimo periodo, dove manca personale, mancano magistrati competenti, e per cui abbiamo avuto dei ritardi mostruosi. Queste cose devono essere diciamo risolte, altrimenti, oltre a ripetere in futuro gli stessi errori, non possiamo risolvere le problematiche del passato. Anche qui ti sei dimenticato una cosa fondamentale. E te pareva. Belluco ce l'ha con l'Aidi in casa stasera. L'intesa San Paolo, da questa operazione qui, è stata graziata per qualcosa come circa 38 miliardi di euro. Ci mancherebbe altro. Ecco, scusa un attimo, e per quale motivo non devi tirare fuori qualche soldo? Per quale motivo me lo spieghi, Bidinca, perché non deve tirare fuori i soldi? Ha preso 28 miliardi di crediti buoni, 5 miliardi 285 milioni nostri, delle nostre tasse, Belluco, cash, più 5 miliardi subito, Belluco, di capitalizzazione di borsa. Belluco, ha preso 38 miliardi di euro, e tu hai parlato del mondo intero, e la banca non deve tirare fuori anche il soldo? Belluco, Belluco, ti dico una cosa, il fondo, allora, la Banca d'Italia quando fa i suoi dividendi li dà ad Unicredit, Banca Intesa, a tutte quante le banche, quindi prendendo una parte di quei dividendi prendiamo una parte dei soldi anche alla Banca Intesa, ma non solo. No, li deve pagare l'unico, solo lei, l'unico, solo lei l'unico movimento. Solo lei che è stata, lei che ha comprato Banca Popolare Vicenza, Veneto Banca a 50 centesimi l'una, l'unico, è lei che ha, sì, che ha i crediti marci che parlavamo prima, li ha passati sulla SGA e quindi li ha caricati di nuovo sulla nostra, sulle nostre spalle. Io vorrei ricordarti che l'unica forza politica che ha fatto ostruzionismo durante l'ultimo decreto banche, quello in cui abbiamo avuto la liquidazione delle due banche, banche venete, è stato il Movimento 5 Stelle. Punto e basta. Ma lascia stare, altri non si sono visti. Ma tu, io non ce l'ho col Movimento 5 Stelle. Io ho con quello che non è stato fatto da nessuno, e non c'è nessuno che si oppone in maniera corretta su queste cose qui. Le cose sono macroscopiche, sono delle travi dentro l'occhio e nessuno le vede. Questa è la cosa che ti sto dicendo io, Dinca, e non te lo dico solo a te, lo dico a quel programma lanutiano del Movimento 5 Stelle, e naturalmente voi avete un programma, gli altri non ce l'hanno proprio. Belluco, ti dico solo una cosa, Belluco, perdonami, ma io sono convintissimo che domani a Padova, in Piazza dei Frutti, le persone devono venire a firmare per darti la possibilità di poter venire in Parlamento e di provarci tu, perché ti ho visto in tante piazze in giro, ma non so se certe volte c'è più il gusto di far sentire la tua voce o se ci sono dei fatti concreti, per cui mi auguro che le persone domani vengano, allora, dillo, a poter firmare. Dillo chiaramente di domani dalle 9. L'abbiamo detto, Belluco, è la decima volta. Se qua dovessi, no, ma se dovete, è che per fortuna da questo punto di vista, chiedo, visto, scusa, che non siete, chiedo, ancora della partita, non dobbiamo rispettare la par condicio, però è la decima volta che lo diciamo questa sera. Se volete domani c'è. Quanto peserà il fatto che al governo c'era il PD nel momento in cui è scoppiata la bolla ed è venuto fuori quello che è venuto fuori? Beh, certo, tutto questo periodo di grande crisi, insomma, ricordiamo tutti dal 2011-2012, quando si sono succeduti i governi da Monti, Letta, poi Renzi, adesso Gentiloni, è stato uno dei periodi più difficili che ha passato il nostro paese nell'arco degli ultimi tantissimi anni che abbiamo passato. Quindi questo ha un peso, perché chi governa si assume le responsabilità, e assumendosi le responsabilità può fare delle cose, può anche sbagliare delle cose e quindi magari pagarne anche le conseguenze. Però guardiamo a tutto il positivo, perché noi tendiamo sempre a vedere le cose che non sono state fatte abbastanza bene per. Ma guardiamo tutto quello che è stato fatto per portare questo paese a crescere nuovamente, ad aumentare l'occupazione, a fare in modo che comunque sia cresciuto il livello a livello sia del PIL, ma non solo, e questo significa alla fine dare delle opportunità alla gente di lavoro, che non sia ancora sufficiente, questo è chiaro, però guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, perché se si pagheranno alcune cose fatte magari
non benissimo, io credo che debbano essere valorizzati, che si debba vedere quello che di buono è stato fatto e che ci consente adesso di dire che siamo un paese che gode di credibilità in Europa, che sta crescendo e che continuerà a crescere e che quindi è, se è, sta facendo questo è perché qualcheduno forse ha governato anche bene. Sì. A proposito, allora, Gentiloni ha detto il 28 dicembre ha detto che non sono stati dati soldi alle banche. Il governo Gentiloni in due decreti criminali ha dato 25 miliardi e 285 milioni alle banche. Va bene, avvocato? Ecco, questo la palazza ha fatto bene che questo, cosa? Questo il bicchiere, è il bicchiere mezzo vuoto. Questo è il bicchiere mezzo vuoto. Sta dicendo la realtà perché dopo Montepaschi di Siena, Banca Etruria, cioè lì abbiamo ancora il bicchiere mezzo vuoto secondo la e comunque non è vero questa cosa qua perché è troppo. Perché Montepaschi di Siena l'ha salvata. Diciamo Renzi. Che abbiamo salvato un sistema sì, che se loro fosse sistema, saltato. Ma le nostre banche non hanno voluto mica sì, ma è saltato hanno fatto saltare. L'avvocato ha detto una cosa importante: hanno salvato il sistema delle banche e va bene. Ma avete mandato a mare tutto il sistema delle imprese. Banche significa anche chi ha il conto corrente nelle banche. Lei si deve ricordare di chi ha i conti correnti nelle banche. Salva 20 aziende con 400 milioni di euro. Le altre 24.980 aziende che sono implicate e sono messe male per effetto del crack delle banche popolari se ne sono strafregati la regione Veneto e il Veneto Sviluppo e le banche dicendo, e le co- come no? La regione Veneto che è proprietaria del 51% di Veneto Sviluppo è in società con dei criminali, va bene, perché le banche sono criminali, va bene, e hanno fatto un provvedimento Veneto Sviluppo due giorni fa che va a salvare solo 20 aziende e implicate nel crack delle banche popolari verde ce ne sono 25.000 che altre qua 24.980 cos'è mutevo dentro al mare Adriatico con tutti i dipendenti. Sabatino voleva intervenire? Sì, però volevo fare un inciso su un messaggio che ho visto al volo? C'era un messaggio che diceva che Borile sarebbe di Forza Italia. No, allora, del Movimento 5 primo Stelle. A me non interessa, cioè non risulta assolutamente. Risulta, e l'ho detto prima velatamente, e lo ribadisco adesso meno velatamente, risulta invece che gli interessi del Padova 3 e di Ecofficina e di altre cooperative che in questo momento intervengono quotidianamente all'interno degli hub di Bagnoli e di Cona sia molto vicino a partiti che sono nati in un momento storico allontanandosi dal Popolo della Libertà e da Forza Italia e da Alleanza Nazionale in un periodo storico in cui poi si sono andati a collocare in un governo di centro-sinistra con un ministro dell'interno del nuovo centrodestra. Ecco, questo era per specificare, perché è un messaggio, quello che è stato è una fake news che non risulta. Fatto bene a precisare. Ecco, mentre per la questione banche. Mentre c'è qualcuno banche, che rimpiange la Prima Repubblica. Noi dovremmo. Allora, io dico, sto dicendo da tempo che stiamo tardando per entrare nella terza perché c'è qualcuno che vorrebbe governare in Italia e non è in grado di governare, che ci sta facendo tardare di passare dalla seconda scellerata Repubblica alla terza. Per cui sarebbe meglio che magari. Occhio che qualcuno potrebbe dire che nella seconda scellerata Repubblica torna c'era anche Berlusconi. Torna ancora Berlusconi, un'altra volta ancora, e quindi vuol dire che cosa? Terza Repubblica. Berlusconi porta da solo il 5-6% dei voti, per cui lo scoprirete il 4 di marzo, per cui vuol dire che non ha fatto per niente il male dell'Italia, no? Se porta da solo lui il 5% dei voti. Occhio che Belluco neanche per Berlusconi. Lo sapevo. Basterebbe che la gente sapesse come si è appropriato criminalmente, va bene, della villa di Arcore
Silvio Berlusconi e naturalmente non so quanti voti che c'ha Belluco si prende le proprie responsabilità. Come si è appropriato Silvio Berlusconi della Villa di Arcole, e qua nel dispositivo c'è dentro tutto. Insieme a Previti hanno raggirato una minorenne, va bene, e non gliel'hanno neanche pagata la villa, perché alla fine l'hanno pagata attraverso le tasse, va bene? Ecco, me ne assumo la responsabilità, ne assumo altro che responsabilità. Va bene, che qua è che ne è per tutti, che ne è per tutti. Perché, e non ne abbiamo dubbio, l'abbiamo visto. L'ultima, visto che stiamo parlando di Berlusconi, va bene, visto che parliamo di leggi criminali. Allora, Berlusconi, Tremonti, la Lega Nord, Scilipoti e il governo che era in carica prima. Quello era il governo che avevi, mi ha fatto me. Allora, il governo che era in carica prima di Monti nel 2011, nella primavera del 2011, ha emanato il decreto numero 70 del 5 maggio 2011, convertito in legge numero 106 del 2011. Sapete cosa ha previsto questa cosa qui? In maniera criminale ha aumentato i tassi soglia di usura. E sapete cosa ha provocato questa cosa qui? Ha avvantaggiato le banche in qualcosa come 30 miliardi di euro l'anno, e non lo sa nessuno, o se qualcuno lo sa non lo dice, va bene? Questa è la cosa più criminale che sia stato mai fatto nel Parlamento italiano, perché è stato avvantaggiato in maniera usuraria delle persone o degli enti a svantaggio dei poveri, della povera gente, dei piccoli imprenditori, delle famiglie. Ecco, perché se prima, per esempio, faccio un esempio. Sì, perché voglio passare a due temi, dopo velocemente abbiamo meno di 9 minuti di trasmissione. Se prima il tasso soglia di usura era il 4, più il 50% diventava 6. Col nuovo sistema, se prima il tasso di usura era 4, diventava il 9. E i 3 punti percentuali sono circa dai 7 agli 8 miliardi di euro in più che le banche si sono fumate per effetto di questa legge criminale. Stavo voluta per dal governo cosa. Berlusconi, Lega e quant'altro, senza opposizione di nessuno del Partito Democratico, non ha fatto opposizione, che sia chiaro. Voglio un rapido giro, Di Carlo guarda perplesso. Mi devo assumere le responsabilità. Per una volta che non l'attacca, per una volta che non la prende in considerazione. Al volissimo, diceva prima Gasparini, no, sulla tassazione, ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità, nel senso che se resistiamo evidentemente. Sì, per carità, sì, è un argomento che dovrebbe essere un attimo. Immagino che ne voglia pagare meno. Beh, che discorsi saranno più competitivi, pagare meno, comunque cioè, l'imprenditore investe e sarei più felice di dargli busta paga, voglio dire, ai miei collaboratori, sinceramente, per quali spendono. Comunque l'unica cosa che chiedo, visto che ci sono tutti i politici qua, certo, di altri partiti, più attenzione alle piccole imprese, che non vuol dire che debbano avere una corsia preferenziale, vuol dire che le piccole imprese sono l'ossatura di questo paese e siamo stanchi di essere schiacciati dai grandi, che c'è tutto per i grandi, una politica per i grandi, per i piccoli ci dimentichiamo, perché tanto sono piccoli, ci confrontiamo con una volta. Giustamente, è lo scheletro, insomma, di questo paese. Voi proponete la flat tax al 15%? Noi siamo partiti al 15%, poi nella discussione che Berlusconi l'ha portata al 23%, quindi? Della coalizione si parla da una forchetta dal 15% al 23%, adesso vedremo. Comunque, noi siamo comunque dalla parte da sempre dei piccole e medie imprese, anche qui nel Veneto soprattutto. Noi non sto qui a dire quanto investiamo come regione per quanto riguarda la piccola e media impresa artigianale e quella industriale, ma io sono solo agricoltura, le 120.000 imprese dell'agricoltura veneta le gestiamo e possiamo dire di essere i numeri uno a livello europeo nella gestione soprattutto delle contribuzioni per le imprese agricole. Ma detto questo, la flat tax, noi siamo adesso lei fa impresa e sa che sembra mettiamo nei conti finali qual è la percentuale di tasse che paga a tutto il sistema, siamo intorno quasi al 70%, si parla. Noi la volevamo portare al 15%, Trump l'ha portata e sta rilanciando l'America nel stesso senso, e quindi siamo perché ci sia una percentuale comunque fissa che tutti pagano. Per chi non la paga è giusto che vada in galera come succede in America, che tutti pagano le tasse è importante,
e soprattutto che pagano le tasse eque. Non è possibile che si faccia impresa in questo paese, si voglia essere competitivi con l'Europa, con il mondo, con la globalizzazione, quando abbiamo praticamente nessuno che ci protegge ai confini, non abbiamo i dazi dell'importazione, abbiamo delle importazioni selvagge e soprattutto paghiamo tasse al 70% quando abbiamo paesi europei qui vicini come la Slovenia, l'Austria, la Croazia, la Germania stessa, la Svizzera, dove si pagano percentuali di tasse molto più basse. Quindi ci vuole un sistema equo per tutti, soprattutto per le imprese, che tutti paghino, anche i professionisti, anche quelli che scalano tutto e anche lo scontrino del caffè, però, ma la tassa deve essere uguale per tutti. Dinca, poi Barazza, vi chiedo velocità però, perché abbiamo 15, pochi minuti. Cioè, una flat tax al 15%. Ma quanto voleva dire come diminuzione totale delle tasse nel nostro paese? Ma tu pensi che noi, se lasciamo i soldi in tasca agli imprenditori e alle imprese, questi possono investire nell'economia generale, ma anche al ceto medio, alle famiglie, che gli resta le tasche? Sai come muovi l'economia? 160 e 190 miliardi di euro su un bilancio di 800 miliardi. Ma come fa a stare in piedi un paese? Io dico, cioè, per me avete detto una cosa che era irrealizzabile e che Salvini ha sparato. Non è una sparata, i conti sono stati fatti. Berlusconi è arrivato e ha detto comunque, il 23%. Vabbè, la percentuale può essere scusa, però la percentuale deve essere fissa rispetto a quelle che sono le tasse. Attenzione, il 23%, posso un secondo, pango un secondo? Il 23% è l'8% in più del 15%. 15 diviso 2 fa 7,5, quindi vuol dire che è stato praticamente metà del doppio. Per dirti che cosa? Che invece col 23% la diminuzione del gettito fiscale è di 95 miliardi di euro e conti alla mano, anche mettendolo in tasca alle aziende, c'è uno sviluppo in più, diciamo, di fatturato e di tasse pagate, va bene, di 50 miliardi. Non sta in piedi. La vostra non sta in piedi. Io ve lo dico, guarda, che dal punto di vista contabile il paese va in default il giorno dopo. Mi sembra che ci siano paesi che aprono questo sistema funziona. E non c'è nemmeno una progressività. Non c'è nemmeno una progressività. Noi proponiamo solo le imprese che verrebbero qui dall'estero, no. Quali investimenti potrebbero esserci e la quanta gente tornerebbe indietro anche dei capitali che in tutte le banche. Tre aliquote proponiamo noi, la tax area fino la no tax area fino ai 10.000 euro, al 27%. Scusami, il 23% fino a 28.000 euro, a 100.000 euro col 37% e sopra si va con il 42%. Questo produce per ogni persona che, insomma, del nostro paese, per la parte della classe media, un risparmio di 1.000 euro all'anno. Questa vuol dire restare con i piedi per terra. Tutto il resto sono cose elettorali che sinceramente il giorno dopo non verranno mai fatte le vostre cose. Voi sparate delle cose che sono irrealizzabili. Io parto dei fatti. Comunque con i governi degli ultimi anni si è arrivati ad una diminuzione della pressione fiscale e questi sono fatti, non sono chiacchiere, punto uno. Punto due, quando parliamo di flat tax, questo lo traduco in modo semplice per i nostri cittadini, per quelli che ci guardano, vuol dire che io che guadagno, magari faccio l'ipotesi, 15.000 euro, io che guadagno 30.000 euro, devo pagare tante, in proporzione tante tasse quando ne paga uno che ha 1 milione di euro. Cioè è profondamente ingiusta, perché vuol dire penalizzare chi ha meno e far pagare meno a chi ha di più. Questa è profondamente ingiusta ed è contraria al principio basilare della nostra Costituzione, che parla di progressività. Ecco, questo è il limite, oltre a quello dei numeri, che è comunque importante, ma l'altro è quello dell'ingiustizia profonda di una legge, di una tassa, scusate, uguale per tutti. Nel senso che colpisce tutti alla stessa maniera, quando invece devono essere colpiti in modo proporzionale in base ai redditi. Perché se io ho poco, non posso versare, a me togliere quel poco in percentuale vuol dire non farmi vivere più. Siamo quasi in chiusura, vi voglio far vedere un ultimo servizio, al volissimo, Sabatino, al volo. Chiudo il giro. Chi non capisce che una tassazione fatta su una percentuale esatta per tutti significa che chi guadagna di più può investire e deve investire sul mondo del lavoro, sul mondo dell'impresa, sull'innovazione, probabilmente è colui che in questi 5 anni non ha fatto nulla per ridurre la pressione fiscale, perché la pressione fiscale degli ultimi 5 anni è sicuramente aumentata. Non è aumentata, l'unica cosa che dico all'imprenditrice è che c'è
secondo me un sentimento negli imprenditori, e lo ha dimostrato lei con la sua parola, di accettare questa terminologia che è la resistenza. E noi invece preferiamo credere che sia meglio avere della crescita piuttosto che resistere, che sia meglio crescere. Questo è il futuro che deve avere un imprenditore, non resistere. Fino adesso hanno resistito, devono crescere. Ma deve anche guadagnare un imprenditore alla fine, perché se vuole comprarsi una macchina, non è reato comprarsi una bella macchina, comprarsi una casa, fare una vacanza, o comprarsi un vestito. Personalmente, per cui io ho notato che non è. Se lasciamo i soldi in tasca alla gente, probabilmente con la tassazione giusta avremo anche molto più economia del paese in generale. Per crescere, certo, per crescere, quello è per investire, se no io devo comprare un macchinario, devo comprare il leasing, ma vi blocco a fine anno i soldi per comprare un macchinario, quello è il futuro, sapendo che dovrà far vedere, sta finendo il tempo. No, è qua vi blocco, se no sforiamo, dopo mi tirano l'orecchio. Si inizia col movimento e si finisce col movimento. Una rivoluzione che deve essere un attimo adottata. Prima faccio partire questo servizio, perché questo scivolone, definiamolo così, presunto tale o accertato, lo capiremo nei prossimi giorni, sta rimbalzando anche a livello nazionale, mi dicono. Vediamo il servizio, chiedo un commento dopo. Sì, amica, volentieri, che non si sottrarrà. Vediamo il servizio e poi chiudiamo. Genocidio gratuito. Così la candidata capolista alla Camera del Movimento 5 Stelle, Sara Cunial, da Cismon del Grappa, ha commentato un articolo sulla possibilità di fornire l'anno prossimo la copertura vaccinale anti-influenzale gratuita a tutti i bambini. Nell'articolo si parla di una possibilità e non di un piano concreto pensato da Governo e Istituto Nazionale di Sanità. Ma questo non placa la candidata del Movimento 5 Stelle, che il 6 gennaio scrive: ricorda molto la politica di alcuni anni fa, che prevedeva l'eutanasia di massa, che doveva portare ad una rigenerazione genetica. In un primo luogo doveva investire neonati e bambini malformati e portatori di gravi handicap fisici e mentali, successivamente gli adulti. La Cunial prosegue: i reali contorni dell'operazione furono mantenuti strettamente riservati e segreti. Con la complicità di medici e personale sanitario, le case di cura vennero riadattate con impianti per inalazioni di gas tossici e forni crematori per smaltire cadaveri ed impedire eventuali ricerche sulle cause della morte da parte delle famiglie dei malati. Anche allora, conclude la Cunial, il servizio fu reso completamente gratuito. Un post che fa venire in mente subito l'Olocausto, il genocidio degli ebrei a opera dei nazisti. Il caso scoppia alla vigilia della giornata della memoria. Noi l'abbiamo contattata, ci conferma di essere candidata, ma non vuole commentare il post. Lei è la candidata alla Camera per i 5 Stelle? Sì. Sì, perché c'è stato segnalato un suo post di qualche giorno fa relativamente a una sua presa di posizione in tema di vaccini, che lo paragona al genocidio. Volevamo capire intanto se era lei l'autrice del post. No comment. Non fa nessun commento, non vuole commentare? No, no comment. Dopo la nostra telefonata, Sara Cunial ha trasformato in privato il profilo Facebook, rendendo così invisibile il post, ma ci sono gli screenshot. Nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha diffuso in tutta fretta una nota di Di Maio in cui si precisa che il Movimento 5 Stelle è per la massima copertura vaccinale via raccomandazione, non con l'obbligatorietà. Un tentativo di rimediare è arrivato fuori tempo massimo, quando ormai la frittata è stata fatta. Che dice? Scivolone? Insomma, è del 6 gennaio, ha scritto probabilmente quello che voi avete visto, è stato cancellato questo post. Sara Cunial ha sottoscritto proprio nel Movimento 5 Stelle, in cui noi vogliamo la massima copertura vaccinale. Noi vediamo come una cosa migliore la raccomandazione rispetto all'obbligo. Io posso dire che mia figlia ha 17 mesi e ha avuto le 12 vaccinazioni, nemmeno 10 ma 2 in più addirittura. Mia moglie è una ricerca biologa, è una ricercatrice e biologa, e quindi insomma in famiglia abbiamo sempre avuto la massima vicinanza alla scienza. Il Movimento 5 Stelle è vicino alla scienza, io lo ripeto, lei, tanto come tutti quanti le persone che hanno sottoscritto il programma del Movimento 5 Stelle, è a favore della massima copertura vaccinale, e noi crediamo nei vaccini e nella protezione che danno ai nostri figli e a tutto quanto il genere umano, per cui credo che in questo momento si conclude questa storia, insomma, nella maniera più semplice possibile, con le parole della scienza. Ma proprio visto che mi ha detto appena adesso, no, che insomma ha fatto vaccinare sua figlia, eccetera, eccetera. Sì, non lo reputa uno scivolone?
un'uscita fuori luogo? Credo, come... Insomma, le persone hanno la possibilità di scrivere questo post, sicuramente è in questo momento fuori luogo, è stato cancellato e credo che insomma in questo momento abbiamo una persona che tra l'altro ha una laurea, un master successivo, aveva un'esperienza molto importante in azienda, che si appresta ad essere candidata in Parlamento e che io credo farà un ottimo lavoro in Parlamento, per cui insomma quello che è stato scritto può essere, come tutti credo possa capitare, un errore, ma che io ripeto già oggi, insomma, se tu vai sul profilo Facebook si conferma, in cui lei appunto afferma che siamo a favore della massima copertura vaccinale, wow. Quindi queste sono le parole che noi vogliamo usare in campagna elettorale, perché le persone possono insomma capire che la nostra posizione come Movimento 5 Stelle è a favore dei vaccini e a favore della scienza. Bene, grazie, siamo in chiusura, io sono a favore degli spot pubblicitari in questo momento, se no mi tirano le orecchie, devo chiudere, grazie a Bellucco. Grazie a voi. Non diciamo dov'è domani, tanto l'ha detto 10 volte. No. Vi ringrazio anche per la tolleranza, perché stasera sono andato troppo fuori. Grazie a Sabatino. Grazie a voi. Grazie all'assessore Pan, grazie a Federico Dinca, grazie a Novità da Roma. La Mariosa Barazza non è presto, ancora presto, in corso, è presto. Ma secondo me sei candidata a Merano anche tu. Beh, mi dispiace del visto... per farsi trascinare dalla busta. Grazie a Gloria Gasparini, imprenditrice, che ci ha portato la sua testimonianza. Grazie naturalmente a tutti voi, centinaia di messaggi come ogni sera. Buon proseguimento, restate con noi, ci sono i TG adesso. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani.